Un progetto appunto contro la violenza sulle donne in associazione con i panificatori dell'ASCOM. Sì, i panificatori dell'ASCOM hanno ritenuto di essere presenti ancora una volta con questo tema, che è un tema molto serio e molto scottante. Per stare in tema appunto con i panificatori, ritengo che questo messaggio deve essere diffuso, e questa è una maniera di diffusione molto attenta, perché entra in tutte le famiglie, in tutte le case. La violenza sulle donne noi ci ha sempre sensibilizzato, perché è una cosa molto grave della nostra società. Dobbiamo agire in maniera importante e fare arrivare questo messaggio a tutti e a tutte le famiglie. Per questo abbiamo pensato che in questo modo possa essere il modo più concreto per arrivare vicino a tutti, perché questa cosa finisca molto ma molto velocemente. Il pane, come ha detto lei, è uno dei beni più diffusi, quindi si può diffondere anche questa consapevolezza, questa conoscenza, ma soprattutto la prevenzione del fenomeno e il comunicare il fatto che bisogna denunciare. Bisogna denunciare, bisogna far presente a tutti che non va fatta assolutamente nessuna violenza, ma contro tutti non va fatta violenza, ma soprattutto le donne, perché hanno passato e stanno passando un periodo che questa sia, sembra che sia diventata veramente qualcosa di serio. Noi pensiamo che in questo modo possiamo sensibilizzare tutte le famiglie, in modo che questo messaggio sia veramente un messaggio diretto e un messaggio che arriva direttamente, soprattutto a chi ha intenzione di fare queste azioni, che non devono essere fatte. Neanche con il pane devono essere toccate le donne.